Buon pomeriggio e benvenuti a Dentro i Fatti. La ripartenza dell'Italia passa anche attraverso la creazione della nuova Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, parola di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, proprio con delega all'intelligence, alla sicurezza. E proprio lui in questo momento sta parlando in diretta davanti alle commissioni, affari costituzionali, ecco lo vedete, lavoro riunite, proprio per parlare di questo nodo così importante. Importante, abbiamo visto quanto caldo in tutti gli ultimi vertici internazionali. Ascoltiamo. Che fanno riferimento a interessi statuali, perché il dominio digitale, il dominio cibernetico sarà sempre più uno degli elementi sui quali si misurerà la competizione fra stati, si misurerà lo sviluppo all'interno degli stati e quindi in qualche modo avere la possibilità di sviluppare conoscenze, tecnologie e interazioni con queste tecnologie rappresenterà una sfida che non del prossimo futuro, ma del tempo che stiamo vivendo. Ovviamente i target di questa complessa situazione sono principalmente le infrastrutture critiche, le infrastrutture che attengono ai settori essenziali della vita, di una comunità e di uno Stato. La recente, pandemia lo ha posto alla nostra attenzione. Pensate che, anche qui per dare il senso della criticità che questo mondo ci presenta, è stato addirittura coniato un termine, infodemia, e cioè la possibilità che oltre alla virulenza del virus naturale, l'immissione di informazione, la gestione dell'informazione, la manipolazione dell'informazione e tutto quello che attiene al dominio digitale e al dominio cibernetico in qualche modo rappresenta uno dei vulnus più importanti della vita di una comunità e della vita di uno Stato. Qual è lo stato dell'arte nel nostro paese? Mi dispiace dire che lo stato dell'arte è abbastanza critico. Basterebbero due date per farci capire, come noi stiamo arrivando un po' tardi sull'argomento. In Germania l'agenzia alla quale noi traguardiamo ha visto le sue origini nel 1991, oggi dispone di circa 1.200 persone. Senza voler, come dire, evocare, esempi teutonici, la Francia ha un'agenzia che si chiama ANSI, che è operativa dal 2009 e che recentemente ha visto portare i suoi dipendenti, le persone che vi attendono, dalle 800 iniziali ad un numero superiore alle 1.000. Nel nostro paese abbiamo cominciato a renderci conto della complessità e soprattutto della interazione che andava al di là delle singole responsabilità dei singoli dicasteri solo a partire dal 2012, quando si colloca la responsabilità dell'azione strategica in questo campo all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e specificamente nella figura del consigliere militare. Scelta ovviamente dettata più dall'urgenza che non da una visione prospettica, perché chi ha un briciolo di conoscenza di che cosa sia l'ufficio del consigliere militare può in qualche modo apprezzare, come dire, la distanza che c'è tra essere o avere una determinata incombenza e quella di attendervi in maniera completa e in maniera esaustiva. Tant'è che nel 2017, sulle ali peraltro di un'urgenza che era quella della direttiva NIS, la direttiva NIS è del 2016, la Network Information Security, che in qualche modo sollecitava gli Stati membri a dotarsi di strutture adeguate, e allora, in quella circostanza l'allora governo, prima del recepimento nel 2018 della direttiva NIS del 2016, attua una politica di conferimento al comparto dell'intelligence della trattazione di questa materia. Ho sempre ritenuto questa scelta, una scelta obbligata dai tempi, ma certamente fortemente condizionata dal fatto di essere una scelta prospettica. Tant'è vero che,
seppur, e qui lo voglio sottolineare, a merito di chi in questi anni ha lavorato in questo settore, il comparto dell'intelligence abbia svolto una funzione, una supplenza, un'attività assolutamente meritoria, è ovvio che per la sua natura, per la modalità con la quale il comparto è chiamato a relazionarsi con il mondo esterno, e quando si parla di resilienza cibernetica non si può non parlare di privato, non si può non parlare di accademia, non si può non parlare di tantissimi soggetti che ovviamente vivono dimensioni e dinamiche che con il comparto dell'intelligence hanno molto poco a che fare, non perché non vi possa essere relazione, ma le modalità con le quali è possibile instaurare una relazione. Vedete, e non vorrei essere equivocato, la feroce polemica sulla famosa fondazione, dal mio punto di vista, non fu un errore la fondazione come concetto, ma fu la scelta necessitata di un contesto necessitato. Nel momento in cui si colloca all'interno del comparto dell'intelligence un settore che necessariamente deve avere una relazione esterna, necessariamente si crea uno spin-off, e si crea uno spin-off che in qualche modo esula da quelli che sono gli ambiti propri della dimensione di un'agenzia pubblica. Ecco perché, e qui vorrei anche eliminare una serie di ricostruzioni come al solito strumentali, l'agenzia non si pone in contrapposizione a niente e a nessuno, è semplicemente una scelta che io ritengo assolutamente pertinente, che il governo ha fatto e che il Presidente del Consiglio ha fortissimamente voluto, di dare al nostro Paese una struttura che fosse nella condizione di svolgere adeguatamente e principalmente una funzione sotto il profilo della resilienza cibernetica. Perché oggi, signori deputati, la mia preoccupazione, non solo come responsabile dell'ambito della sicurezza nazionale riferita alla sicurezza della Repubblica, per come delegatami dal Presidente del Consiglio ai sensi della 124 del 2007, non solo per la mia esperienza di capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza e se mi consentite anche di capo del Dipartimento della Protezione Civile, ma come cittadino di questo Paese io sono fortemente preoccupato. Sono fortemente preoccupato perché, come ha detto il ministro Colao in maniera molto netta e chiara, la stragrande maggioranza della struttura cibernetica di questo Paese sotto il profilo pubblico presenta fortissime criticità. E allora ecco perché credo che la scelta del governo di fare una decretazione d'urgenza, di recepire peraltro anche la disponibilità del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di tempistiche estremamente compresse, risponde essenzialmente a questa esigenza, cioè di dotarci quanto prima di una struttura che dovrà essere costruita. Anche qui vorrei che fosse molto chiaro, nel momento in cui il Parlamento del Paese convertirà il decreto legge, comincerà in maniera significativa un percorso di costruzione che ovviamente dovrà avere tempistiche fortemente compresse. Consentitemi di fare alcune sottolineature per evidenziare quelle che sono state le linee che hanno reso possibile la stesura di questo decreto legge. La prima, questo pezzo per il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è in qualche modo il punto di riferimento, sia in termini strategici sia in termini di linee guida, attiene a pieno titolo alla sicurezza nazionale. E per questo motivo sia la catena di comando sia il riferimento al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica non è una modalità, come dire, non pertinente, ma è una modalità che risponde a questa esigenza, cioè di collocare questa materia nell'ambito della sicurezza nazionale, ma al tempo stesso di renderla profondamente distinta da quella che è l'attività del comparto, perché sennò ricadiamo esattamente nello stesso errore dal quale abbiamo provato il comparto di intelligence.
Perché dico questo? Perché se è vero come è vero che l'agenzia sarà chiamata ad essere l'autorità nazionale di IS, ad essere lo strumento attraverso il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri attuerà le politiche per la sicurezza cibernetica del Paese, se avrà ad oggetto la costruzione della sicurezza che in qualche modo è precondizione per gestire adeguatamente gli incidenti e gli attacchi cibernetici, è anche vero che da questo ambito, o meglio dall'ambito d'azione dell'agenzia, deve essere completamente distinta e divisa l'azione sia della cosiddetta cyber investigation, che è attribuita alle forze di polizia, anche perché vorrei ricordare a me stesso, viviamo in un sistema nel quale la magistratura svolge una funzione importante, anche perché qualsiasi attacco si sostanzia sempre e comunque in un reato, e quindi l'attività dell'autorità giudiziaria è un'attività che rimarrà in qualche modo distinta e doverosamente distinta, e a questa attività provvederanno le forze di polizia, in primis, in base alla direttiva Minniti del 2017, la Polizia di Stato a mezzo della Polizia Postale delle Comunicazioni, che mi auguro a breve avrà una direzione centrale della Polizia Scientifica e della Sicurezza Cibernetica. Cosa distinta ancora sarà la cosiddetta cyber defense, nella quale le nostre forze armate, il mondo militare svolge una funzione importante, e infine, ma non per ultimo, il ruolo fondamentale che l'intelligence e quindi le agenzie di intelligence dovranno svolgere. Anche perché, e anche qui fuori di ogni considerazione che possa apparire in qualche modo non politicamente corretta, è indubbio che il periodo di coabitazione di questa materia all'interno del comparto ha provocato fibrillazioni nel comparto stesso, perché anche qui è innegabile che il ruolo che era stato attribuito al DIS di coordinamento dell'attività cibernetica era vissuto dalle agenzie come una sorta di limitazione dell'attività delle agenzie stesse. E allora io auspico, da questo punto di vista, che chiarito l'ambito di azione dell'agenzia, chiarita l'elemento che ha ad oggetto principalmente l'attività dell'agenzia e quindi la resilienza cibernetica, le agenzie impostino correttamente la loro attività nell'ambito di una cyber intelligence che dal mio punto di vista dovrà sempre più avere anche connotati non solo difensivi ma anche di attacco, perché in questo mondo, in questo ambito, l'attacco molto spesso è una modalità con la quale si gestisce meglio anche una ipotetica difesa. E allora Franco Gabrielli in diretta nella sua audizione sul decreto legge voluto proprio dal governo su questa nuova agenzia molto importante per la cyber sicurezza, forse passata un po' inosservata, a confronto quindi con la Camera, perché da lì adesso chiaramente il decreto del governo dovrà diventare legge. Un punto importante, vi ricordo solo quello che disse qualche settimana fa il ministro Colao: il 93% dei server della nostra pubblica amministrazione non sono in sicurezza. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo avanti con le notizie del giorno.